Edificato nel XVII secolo, decorato nel XVIII secolo, questo è il solo edificio che non è stato distrutto durante la Rivoluzione francese. Questa cappella è stata terminata nel 1643. Il mobilio è originale dell'epoca. La Cappella delle Carmelite, Carmelitane, è il 1° luglio 1622, qualche settimana dopo la canonizzazione di Santa Teresa d'Avila, riformatrice e delle Carmelitane, che la prima pietra della cappella è posata in presenza del re Luigi XIII e di Anna d'Austria.